Grazie Presidente. Anch'io ringrazio i proponenti di questo Consiglio, anche se non è un argomento che diciamo arriva all'improvviso, perché la povertà non è che è arrivata oggi improvvisamente ed è il frutto di chissà che cosa accaduto appena ieri o l'altro ieri. Noi dobbiamo vedere quello che succede e capire quello che succede. Tutte le politiche che sono state fatte a livello nazionale fino ad oggi sul lavoro, di precarizzazione del lavoro. Ci sono intere generazioni di esodati dal lavoro, persone che in teoria avrebbero ancora l'età per lavorare ma che non rientreranno mai nel mondo del lavoro e che quindi non hanno una possibilità evolutiva dal punto di vista di miglioramento della loro situazione finanziaria. Ma anche la precarizzazione dei giovani. Noi siamo stati per anni ed anni ed anni, avendo giovani che ormai sono quarantenni, che hanno avuto per decenni dei rinnovi di contratti precari e che non si sono potuti costruire un avvenire. Poi determinate forze politiche dicono: ah, ma noi non facciamo nulla per le famiglie, per incentivare la natalità. E vorrei vedere loro se avessero avuto queste determinate possibilità nella loro vita, se si sarebbero messi a fare su famiglia, con quali prospettive, che cosa avrebbero potuto dare ai loro figli. La stessa cosa che danno gli esodati cinquantenni, la stessa cosa, con una differenza che abbiamo secondo me un 10-20 anni ancora in cui riusciremo a non sprofondare, perché queste famiglie si reggono sulle pensioni dei genitori di questi esodati. Quando queste persone che hanno la pensione non ci saranno più, allora se nel frattempo non saranno state fatte delle politiche serie e non si sarà tornati indietro su molte cose nel mondo del lavoro, allora ovviamente noi potremo anche sprofondare, ma come paese, dico, non come città. Tra l'altro, non è neanche un fatto solo di lavoro, è un fatto proprio di impostazione della società, perché come ricordava giustamente il collega Fassina poc'anzi, c'è il problema dell'abitazione che abbiamo un po' tutti. In Italia abbiamo tutti quanti il culto del mattone, come se dovessimo diventare tutti proprietari di una casa propria, no? Assolutamente, questo ci è stato inculcato fin da piccoli, mentre in altri paesi si è invece privilegiato un altro tipo di politica dell'abitare. E quello che noi ci dobbiamo domandare è questo: fino a qualche anno fa si lavorava per vivere, ma oggi come oggi, quando ci sono stipendi che a volte non arrivano ai 1.000 euro e ci sono persone che dovrebbero pagare un affitto o una rata del mutuo che è pari a quanto prendono, ma allora si lavora per lavorare o si vive per lavorare? Cioè si lavora per vivere o si vive per lavorare? E perché siamo costretti ad accettare determinate situazioni lavorative? Perché non si può alzare la testa? Perché non possiamo riflettere? Perché non possiamo cercare uno stile di vita diverso? Ci sono persone che sono sprofondate nella povertà, che rinunciano a curarsi. E questa è un'altra bella storia, da quando il servizio sanitario da nazionale è stato delegato alle regioni. Da quando in sordina si tende a mandare a veicolare le persone verso la sanità privata, perché quella pubblica non riesce a dare risposte, perché se le dà, quando si arriva ad essere visitati, magari si è anche già morti. E allora ci sono persone che non hanno queste possibilità. E sono persone, e non è possibile ascoltare frasi stucchevoli come quelle che ho ascoltato io. Si pensa che i poveri siano solo senza tetto o immigrati, ma in realtà sono anche italiani, cioè sono italiani. E no, perché magari senza tetto sono anche italiani anche loro. Allora questa amministrazione e questa nazione non deve fare distinzione delle persone che sono in stato di necessità, in stato di bisogno. Le persone che sono in stato di bisogno non hanno una nazionalità. E dobbiamo farci carico di tutti quanti.
non è semplice riportare la barra dritta in un paese come questo, e non basteranno 5 anni, non ne basteranno 10, forse non ne basteranno neanche 20, e forse siamo stati solo un pochino fortunati a non fare la fine della Grecia, dove si sono svenduti i monumenti alle isole, forse siamo stati leggermente un pochino fortunati, ma il destino era quello, e non è detto che in futuro questa cosa non possa succedere. Ora, io non voglio essere catastrofica, ma noi dobbiamo sicuramente tentare delle altre strade, puntare ad altre cose. È vero quello che diceva il consigliere Figliomeni, che molto spesso le famiglie hanno una sorta di pudore a chiedere aiuto alle amministrazioni. È vero questo, l'abbiamo visto con una serie di commissioni sul REI, dove grazie a questa misura a livello nazionale i servizi sociali, municipali e anche i cittadini sono venuti a conoscenza di tutta una serie di situazioni di necessità che prima erano sconosciute ai servizi. Quindi forse con questa misura qualcuno ha iniziato a pensare: ma magari chiedo anch'io qualcosa che mi spetta, qualcosa che mi aiuti ad avere un po' di dignità. Ecco, allora forse noi dovremmo pensare a una società un po' diversa, un qualcosa a livello ideale, del tipo: io vado a fare l'ISE, vado a fare la dichiarazione dei redditi, faccio l'ISE e non c'è bisogno che io poi mi reco fisicamente a fare le domande per tutte le cose a cui ho diritto, ma mi arriva a casa una lettera che dice: allora tu hai diritto all'esenzione su questo, all'esenzione su questo, all'esenzione su questo, a pagare meno questa cosa, a pagare meno quest'altra, e con questo documento tu puoi andare a recarti ad averlo, ma in maniera automatica. Certo, però, se noi dividiamo la sanità in regioni e facciamo altre cose è un po' difficile, e vediamo bene che a livello nazionale è difficile perché abbiamo dei sistemi anche informatici che non colloquiano gli uni con gli altri, l'abbiamo visto anche per la carta REI quanto è stato difficoltoso colloquiare con i sistemi dell'INPS. Però noi dovremmo puntare a questo, ad un welfare che va nelle case direttamente delle persone, quando queste persone hanno una casa, ovviamente, e a provvedere magari alle case di chi non può avere una casa. Allora, per tornare a noi, quello che può fare un'amministrazione a livello locale non è tanto, in realtà è molto poco, ma ci sono delle accortezze che noi potremmo avere e che noi stiamo cercando di avere, come il contrasto all'abbandono scolastico, perché deve essere un nostro faro il fatto che i ragazzi non restino sulle strade, non cerchino di avere delle soluzioni di vita che li porterebbero dritti verso il fallimento, ma che magari cerchino di conseguire un qualcosa che li possa elevare, che sia questo una branca dello studio, che sia un'arte, che sia un agonismo sportivo. Ma dobbiamo puntare sul togliere i ragazzi dalla strada e fargli cercare di avere una visione diversa di quello che può essere la propria vita nel futuro. E un'altra cosa è una cosa che in realtà sembra che non abbia niente a che fare con il sociale, però in realtà ha molto a che fare con il sociale, ed è l'educazione al bello. Perché quando uno è educato al bello, sicuramente cercherà di evolvere la propria posizione, sia questa dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della progressione dell'individuo. È vero pure anche quello che diceva prima il consigliere Fassina, e cioè che bisogna dosare gli interventi nei territori sulla specificità del territorio. Infatti, per le politiche sociali stiamo studiando una serie di indicatori che vadano a mirare proprio a questo nel distribuire le risorse ai territori, che tengano conto dell'incidenza dei minori nei territori, ma anche del reddito medio pro capite del territorio stesso. Perché non possiamo pensare di fare gli stessi interventi ovunque, perché dobbiamo considerare che Roma è una città molto complicata, e non è certo con le politiche nazionali che sono state fatte fino adesso, primo tra tutti l'articolo 5 del decreto Lupi, che mira a creare una platea di invisibili che non possiamo trattare come persone, come individui, che non possiamo assistere e a cui non possiamo dare risposte.
Quindi le azioni da fare sono due o tre: andare al nazionale e far rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di risolvere determinate situazioni, andare sempre al nazionale e chiedere di continuare non solo con il reddito di cittadinanza, ma con tutte le azioni che possono essere a supporto per evitare che i giovani perdano la fiducia nel loro futuro, e soprattutto lavorare bene nelle amministrazioni. E questo credo che lo stiamo già facendo. Grazie.